Ciao Orazio, ciao Giorgio, sono qui oggi con voi a Roma, anzi voglio salutare anche Alessandra. Very happy, very Very happy, happy. voglio salutare Alessandra e sua mamma, però ne approfitto, l'ho promesso, quindi salutiamo Alessandra e la mamma. Allora vi racconto quello che abbiamo fatto a Spoleto. Esattamente. No, racconta Sì. dell'evento di Sì, Spoleto e allora come si è poi sviluppato. ogni metà giugno, cioè diciamo il primo sabato, il primo weekend, la metà di giugno, la signora Paola Ghini di Spoleto, lei per tradizione tiene un convegno su Ezra Pound. A questo convegno quest'anno è intervenuto, oltre al professor Pantano, che sappiamo che Massimo però, esperto sì, mondiale. beh, diciamo di sì, no, beh, insomma, sa molte cose, il Pantano sicuramente uno che le sa, e poi è intervenuto storico Pietro Cappellari, il sottoscritto. Io ho parlato più che altro, diciamo, una cosa di Pound inerente alla difesa della lira che fece Mussolini, dove Pound paragonò quell'impresa Mussolini come un baluardo da difendere, e non il baluardo che difende noi, ma noi che difendiamo il baluardo. Cioè, quindi lui fece una metafora militare, ma per far capire che Quando ci furono le sanzioni, tu no, dici? cioè, no, il discorso di peso dell'agosto del 28-26, se mi ricordo Ah, bene, in quindi cui fece, prima, sì, molto il prima. discorso della lira, esattamente, dove molti dicono un sacco di cavolate, ben sappiamo benissimo che Mussolini vuole difendere il valore d'acquisto della lira e non farla svalutare per gli speculatori. E Pound apprezzò questo, ha scritto un articolo che apparve su Marina Repubblicana il 6 novembre del 1944. Dopodiché, vorrei fare un piccolo prego, intervento. La prego. difesa della lira è fondamentale, così oggi la difesa. Ma non c'è niente di nuovo che sotto il sole, lo diceva anche il Re Sole. Certamente. La difesa della lira, o la difesa, come oggi, di una certa valutazione dell'euro, è la difesa del popolo. Perché gli Esatto. altri è in mano alla speculazione comunque, no? Quindi c'è poco da dire. Esatto. No, comunque, infatti, condivido quello che hai detto, Giorgio, in effetti è così. Poi ho parlato di quello che è la situazione italiana di oggi, cioè di un popolo. Al disfacimento. Sì, praticamente sì, perché adesso c'è Salvini, ma c'è gente che si è attaccata a Salvini come se Salvini potesse risolvere tutto. Ha fatto la amoina. Un uomo da Sì, solo, esatto, ha diceva. fatto Vabbè, amoina. ma è difficile fare anche la Ma no, moina, ma quello diciamole che cose no, come dico, stanno. è qualcosa di significativo, comunque, ma non è tutto. Non è tutto, perché se la No, ma gente. è poco. Certo, ma. Non è tutto, è poco, molto Direi poco. di sì, hai ragione, perché qui. Rispetto a quello che si dovrebbe fare, però Io l'ho ricordiamoci detto, bene. basterebbe fare una semplice cosa, attivare tutta la Marina italiana e fare un blocco navale alle coste libiche. Esatto. Ogni 500 metri metti un natante, dal motoscafo alla No, silurante ma. all'incrociatore, a vista, al giro di un paio di chilometri, in modo che non passa un filo. Comincia a sparare. No, li metti lì sul bagnasciuga, Sì, poi. come mettono in mare una barca, gliela butti giù. Oh, attenzione, attenzione, è già avvenuto. Non lo so, ecco perché l'ho detto. Ecco, è già Non è che racconti, l'ho detto un attimo, niente di nuovo sotto il sole. A un certo punto c'era una nave albanese, la quale Rompeva il cazzo. no, si stava avvicinando. Sì, rompeva. Ci abbordava così, alla deriva, no? Arrivato l'incrociatore, ha detto buono, fermate lì, e si è messo dai fiancate. E ha dato una fiancata di Sono troppo morti 50 e persone. sono morte 50 persone. Il colonnello di Marina, che mi ricordo più, Non è il il colonnello. capitano di Don vascello, Ivastello, sì. capitano di vascello, ha subito tre processi e se n'è andato tranquillo e beato perché aveva fatto il suo dovere. Minimo, Ma minimo, il suo era dovere, l'ora. Ecco, capito? no, perché sennò io li porterei tutti a casa da Boldrini, a casa D'Alema, li Ma porterei magari indietro. venissero, io sarei Di pronto. Francis One, Esatto, The One, li Francis portate The da One. noi in periferia. Esatto, Dessero la possibilità. Francis The One. Allora, io tanto. Quanta gente ci starà dentro San Pietro, ad esempio? Ma migliaia di persone, li mette tutte loro. Sì, Un milione. no, scusa, Un'intera maresciallo. No, un'intera vi nave. dico una cosa solo. Un'intera nave. No, stavo dicendo prima all'amico Cerchiara No, no. che solo a Roma di immobili Sì. il Vaticano ha un valore commerciale di 200, no, non commerciale,
catastale, che è da ridere rispetto a quello commerciale, di 220 miliardi di euro. C'hai idea? Un quarto del patrimonio edilizio dentro le mura aureliane è di proprietà del Vaticano, è disabitato, inutilizzato per la maggior parte. Quindi se proprio vogliono rompere le scatole e fare i buonisti come pretendono di fare loro, lo facessero dentro i loro immobili, li mettono lì a gratis, così gli distruggono gli immobili come sono stati. Magari, porco Giuda, magari, perché ha buttato via un po' dei santoni, delle statue, fatte in serie, capito? Cazzo Giuda. No, perché Giorgio sa, Giorgio che è un esperto. L'unica statua che è stato dimostrato, che è stato dimostrato che è valida, è quella del grande Priapo. Sì, quella non c'è discussione. E dà tanta soddisfazione al genere umano, sia maschile che femminile. Certo, tutto femminile. Ma poi soprattutto fatta con duro legno di mogano. No, quella della poesia del tuo omonimo, porcaccio Giuda. Come si chiama? Orazio? Sì. Ah, Orazio. Faccio flacco. Fatta lui è l'erede. Sì. Lo ringrazio sempre ogni volta che mi cita. C'è una grande poesia del grande poeta romano Orazio, che non è parente suo. Che era uno che era sì, tipo Rabelais, uno che gli piaceva di tutto, di più, il gozzovigliare, le donne, di tutto. Non a caso, grande poeta imperiale. Ecco che gli piace Orazio, perché giustifica le sue porcherie. No, stavo dicendo, diciamo agli amici. È un vecchio volpone. Io e Giorgio faremo un video. C'ha l'amante. È uno che c'ha l'amante. Ma chiedo io, no. L'amore non ha età. L'amore non ha età. È vero che l'amore non ha età. È certo, diciamo che presto, diciamo agli amici, che faremo un video di Giorgio, già da domani, se Dio vuole, che Giorgio di tutto l'argomento, questo l'abbiamo appena accennato. Comunque, ecco, poi diciamo che come attrattiva per mandare gli extracomunitari nel Vaticano ci mettiamo la Ciao Kim. No. Che fine ha fatto? È sparita. No, è sparita. Non può parlare con nessuno. Ciao Kim, la mettiamo a dirigere l'arrivo. Anche perché è d'origine, marocchina di origine, quindi. Allucinante. Vestita da gran maresciallo delle truppe papaline. Indirizza i negroni, verso i bivacchi all'interno di San Pietro, capito? Oh, porcaccio Giuda. E ci sarà sti bivacchi, ragazzi. Andavano a raccontare che avevano paura dei bivacchi dei cosacchi. Cosacchi, ma gente seria. Assolutamente serio. I negri a fare i bivacchi a San Pietro. Che questo papa che interferisce e dice che... Questo è un antipapa, no. Precisiamo bene. No, cioè, ormai per la maggior parte. No, lui favorisce questa cosa qui, li manda tutto da lui. Ricordiamo che c'è sempre un papa che non si può dimettere, che esiste, è ancora vivo ed è lucido e pensante. Ah, Ratzinger, sì. Ratzinger. Lui, questo qui, è un antipapa a tutti gli effetti. È uno delle decine di antipapi che ci sono stati nei momenti cruciali della storia. Esatto. È il golem del papato, ricordiamocelo bene, il golem. Qui siamo in un momento cruciale della storia. Non a caso un gesuita ha preso il potere. Esatto, e questo qui è uguale. Bisogna ricordare che nel 1714 Gregorio XIV mise all'indice e scomunicò e sciolse l'ordine, capito? Anni mortacci sua. Hai capito? L'ha mandato a fanculo, solo che siccome quelli erano straricchi con tutti i soldi che avevano preso, rubato in Sud America e in Centro America, tutto l'argento e l'oro che dicevano che andava in Spagna, in realtà andava in Spagna ma a favorire gli interessi dei gesuiti. Hai capito? Capito? Ah. Quindi erano un contropotere rispetto alla nobiltà nera romana. Prego. No, in effetti, ma infatti è vero, perché come dici tu è proprio così, non di più. Senti, ne posso prendere un'altra, stiamo morendo. Me ne porta un'altra. Orazio, per favore. Una delicata. Stavo dicendo, grazie. Questo papa, tra l'altro, lo sapete che è stato condannato alla corte dell'Aia per abusi sui minori? No, ma questo è fatto vero. Sappiamo. E tutti silenzi. A noi non ci deve insegnare niente nessuno. No. Lui dice, sappiamo tutto. Allora adesso lo metto su Facebook. In televisione, l'altro lo scrivo, sai quando si scrive in grande? In televisione, l'altro ieri, hanno detto che sono arrivati. Oh, ma qua ci stanno a portare pure da mangiare a noi. 13.000 bambini negri. Spariscono, dici che spariscono. Sì. 13.000, fammi sapere, se venderanno anche gli orti. I preti. L'Italia ha una fette.
i cattocomunisti, i preti pedofili, esatto, e pedofili, niente, perché è bello che il prete pedofilo. A me me. Prete pedofilo è anche petofono. Non lo sai. Perché scrivo. E fa parte di una particolare congrega. Sì, manifestazione di autocomprensione, diciamo, capito? Non ci sto quasi pedofilo più. E petofono. 13.000 bambini. Sinite parvulus venite a me. Che poi le violenteranno. Ma... guarda bene, c'è, c'è da dubitarne. Guarda bene, no, stavo dicendo, infatti alla pedofilia sappiamo che ormai è un vizio antico di quando la Chiesa ha stabilito il celibato, ha sputato la Chiesa. Perché prima no. No, ma prima no, ma dicono almeno prima. C'avevano la moglie in più i ragazzi. Ah, pure, dimentichiamo che gli hanno levato la moglie. Allora, qua fanno passare Alessandro VI come un figlio di puttana. Mm-hmm. Alessandro VI Borgia. Sì. No? In realtà lui era uno diciamo della media, del tenore medio della, della Chiesa cristiana. Sì. No, allora, ti dico di Giovanni IX. Allora l'hanno diffamato. Giovanni IX era un figlio di puttana che è stato elevato al soglio pontificio a 12 anni. Cazzo. Era un colonna, eh. Ah già. Era un colonna. Colonna della cristianità. Come no? Capito? E il signor Colonna a 18 anni si è venduto il papato. Ah. Sarebbe proprio venduto. Ma perché degli altri non lo vendono? A 23 anni, con i soldi che aveva preso, ha armato un esercito e se l'è ripreso. Pure. Sì, è morto. Ascolta, tralascio tutte le altre cose. È morto. È morto sul letto di una donna che era, se n'è andata a scopare dell'oste di sotto casa. L'oste è rientrato a casa. Ricordi, e gli ha fatto la pelle. Sì. Ah, capito? Hai l'ha trovata a letto con la moglie e gli ha fatto la pelle. Ha preso lo spiedo. Ha preso l'obolo. Ma lo spiedo, ragione. No, ma se tu leggi il mio libro, ascolta, lo spiedo è l'obelos. Ah, l'obelos, sì. E l'obelos è stato tramutato in obolos, cioè l'obolo. E quindi ci è andato molto vicino. Non è che diceva. Lo sa questo. Non è che diceva. Lo sapeva, certo, ma lo sa perché il mio libro l'ho letto. Come minimo, quindi quello lo sapevo sicuro. Quindi ha preso lo spiedo, giustamente, ed è fatto l'obolo. Oh. No, ma infatti sto dicendo. Tant'è vero che a quel punto l'hanno chiamato l'obolo di San Pietro. Ecco. Chiaro di così. No, ma dicevo, tu vai a vedere quanto hanno rotto le palle il Vaticano in Italia ai tempi di Federico II e Barbarossa. Beh, lì è la lotta. La lotta dell'investitura. Ma lì è stato proprio anni. Veramente a prendere la calcio in culo e battere quello che io farei, andate in Africa a fare Vaticano, ma minimo. Allora, Gregorio VII, che è stato l'antagonista. No, grazie. Gregorio VII, che è stato l'antagonista di Enrico IV, era uno che aveva tre mogli. Sì, 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 sì. Gregorio VII. Tre mogli aveva? Sì, però. Tre mogli, tre conviventi. Ah, beh, ah, sì, beh. Fra cui la nota famosissima, quella di ci rivedremo a. Ci rivedremo a Napoli. No, a Filippi. Vinto degli occhiali blu. Quando Enrico IV è dovuto andare in ginocchio a Canossa. A Canossa, appunto, certo. Ecco. A Canossa. E la signora Matilde di Canossa, chi era? Non dimmi che era l'amante di Enrico. Certo. L'amante del Papa. Ho capito. Che scherzo, lo vuoi capire. Che cazzo vogliamo dire? Oh, si spiega perché tocca nostra. Che cazzo vogliamo dire? Di più? Mica per inginocchiarsi del perdone, per altre cose. Hai capito? La famosa canzone. Per prima quando. Non sai solo inginocchiato, ha portato un sacco di soldi. Appunto. Walsi Matilda can once aspetta, prego. Quindi pronto. Praticamente diciamo il Vaticano è stato veramente. Ma cosa c'è? No, ma ha rovinato l'Italia, anche con promesso di colore ti concordato. È tutto un vantaggio e niente a nostro favore. La gente ci il concordato dell'82 con Bettino Gracchi è quello del 2001. Nessuno lo sa che c'è stato un concordato del 2001. Ah, no, lo sapevi? Non lo sa nessuno. No. Tu non hai idea di che cosa gli abbiamo dato. Pure. Meglio che non entro dentro. Ne facciamo un video a parte perché è troppo importante. Ma questo è importante del 2001, anzi abbiamo fatto sì. Perché io questo non lo sapevo. Non lo sa nessuno, non lo sai te che sei uno che fa informazione, figuriamoci. Sì. Figuriamoci se lo sa la gente normale. Però noi lo sappiamo. No, sappiamo i termini. Ti credo, perché questo ti fatti capire come l'Italia ci sono messa. Bene, sono contento. Oh, ma sta roba qua. No, ma presente? Perché bisogna metterla centrale.
Dico soltanto che siamo in una situazione veramente di coglioni, bisogna che ce la pigliino in saccoccia, bene. Qui bisogna assolutamente fare... Così, sono così. Esatto, bravo. Elettore il pensiero. Ma ti immagini? No, stavo dicendo, il fatto del Vaticano, della nefasta influenza sull'Italia, sulla nostra politica, sulla nostra politica estera, in modo particolare, certo. Tutto il resto, poi anche cosa ci costa dal punto di vista economico. È così, bravissimo, è così. Prego. Ma diciamo che bravissimo, per noi questo è un danno enorme, perché si vede. Anzi, la cosa migliore è lasciarli al mondiale. Lì andavano con la missione diplomatica vaticana, spie di tutti i prati americani. Ma come cazzo facevano a non fermarli? La lezione la devono apprendere. Ma secondo te il Vaticano che ci sta a fare? Alle loro capito? Secondo te per quel motivo è qualcosa che sfugge a qualunque tipo di accordo internazionale? Sì, sì, sì. È vero, sfugge, hai ragione, bravo. È quello il paradiso fiscale. Ecco, sì, sì, proprio. Hai capito? Altro che paradiso. No, sarà è lì il paradiso. Lì è il paradiso. Fiscale o non fiscale. Questa gente qua non sa assolutamente nulla, non sanno niente. Io devo lasciare perché sono qui con degli amici, con Orazio, con Ubaldo. Chi è costui? Chi è costui? È uno che ci segue, è uno che ci segue. Chi è? Voglio dire, questa gente qua. Abbiamo anche fatto di recente un video che poi Orazio metterà su Alba Mediterranea. Abbiamo fatto un video facendo vedere come le persone che sono annebbiate dal dogmatismo non riescono a capire la logica. Capito? Cos'è? Non c'è niente da fare. Allora, facessero vaccinare i loro figli, se vaccinassero anche loro. Richiamaci fra un'ora e due. Aspetta, ok. Allora, se devono vaccinare, se devono comprare 500 vaccini e vaccinarsi tra di loro tutti, no, saranno tutti, capito? Sono. Valigia, la 119 prevedeva già la morte. Giorgio Vitali, me devono mettere in catena per farmi vaccinare. Dice che se non la fai non puoi lavorare. Lo so, non puoi accedere alla pubblica amministrazione. Capito? No, non puoi lavorare proprio. Ha detto, mi invito tutti quanti ad andare a comprare uno scatolone di vaccini. Solo così puoi sfuggire alla schiavitù. Buona parte di vaccino, nessuno lo sa. Per questo motivo. È una denuncia che ho fatto io circa 30 anni fa. Sono però tutti me la scaduti. Tengo per questo motivo. La mattina mi hanno messo in regola. Ma se a me non è che sono scaduti come data, sono scaduti perché vengono distribuiti. Assolutamente non me la voglio fare. Non con le protezioni di legge, capito? Ecco, certo. E queste cose non lo sa nessuno, solo noi che ci lavoriamo, che ci abbiamo lavorato, lo sappiamo, no? Allora vaccinatevi 500 volte con questi vaccini scaduti. È una benedizione che vi manda Giorgio Vitali. Col pane? Ci sono i metalli. Vabbè, ci rivediamo. Oh, senti, che ne so, vuoi sentire la voce degli amici? No, passo, ecco, me lo va. Passo Orazio.